I discorsi della mia amica scienziata mi hanno fatto venire in mente subito un testo che mi sono letto e riletto con molta attenzione, è quella della Una storia vera di Luciano Pisanosata. Ebbene, cosa racconta Luciano? Ricordo che era del secondo secolo dopo Cristo, un poeta e uno scrittore satirico, uno dei più grandi satirici della Grecia, scriveva anche in latino naturalmente, ma i suoi testi più importanti sono quelli proprio conosciuti attraverso la lingua dei greci. A un certo punto si immagina un viaggio, vuol viaggiare, vuol soprattutto staccarsi dalla Terra e vuol raggiungere la Luna, ma anche altri pianeti se ci riesce, soltanto che non ha ancora intuito come realizzare una macchina che lo sorregga, lo prenda e lo trasporti in alto. Il problema però intuisce, e lì si vede che era legato a moltissimi personaggi scienziati, tra parentesi, nel tempo in cui a Roma esisteva, viveva Luciano Pisanosata, c'erano dei grandissimi uomini di pensiero e sono quei momenti felici dell'umanità, per cui ci sono degli spazi in cui ad Atene si incontrano uomini uno dietro l'altro di grande valore e tutti uniti, grandi pittori, grandi architetti, grandi scultori, grandi pensatori in genere, scienziati, matematici e via dicendo, e anche cantori e musici e soprattutto degli uomini che hanno dentro la propria conoscenza moltissime arti e molte sapienze. Ora, questo fenomeno lo ritroviamo anche in Italia. Ed è proprio in questa zona in cui noi siamo in questo momento che nel Cinquecento esistevano centinaia di personaggi straordinari che poi hanno dato peso, valore e grande dimensione alla nostra cultura, tanto che oggi quasi ci meravigliamo che fossero in tanti. Basta pensare a Firenze, si calcola che ci fosse una percentuale del 30% di persone che era legato ad arte supreme, perché poi noi non calcoliamo mai quello che era il lavoro di tutti quelli che erano legati per esempio alla pittura e che dipingevano situazioni su muro, decorazioni, che sviluppavano il discorso della musica, che costruivano strumenti musicali, cioè tutta questa gente appoggiata, le tele, il disegnare dei tessuti e via dicendo, fino naturalmente al cantare, al ballare, al danzare, al far teatro. Il numero incredibile, come mai tutto in un colpo si riunisce tanta gente e agiscono uno vicino all'altro e si conoscono e si trasmettono la conoscenza in tutte le direzioni? Perché naturalmente esistevano momenti di grandissima dimensione di interesse alla cultura da parte di chi dominava in certi casi o gestiva il potere. È il momento non a caso in cui per due volte ben consecutive esplode la Repubblica a Firenze e questo è un incentivo incredibile quando i padroni di sempre riprendono il potere. Capiscono che la cosa che devono fare è rimontare subito il problema del spendere del denaro per portare ancora allo stesso livello la cultura, far muovere la ricerca, muovere la produzione, creare dei mercati, degli interessi, la curiosità, istruire e coltivare il popolo stesso alla cultura, al piacere dell'arte, il sapere della danza, il sapere del giocare insieme i fatti di creatività. Non basta fare un bel teatro, bisogna che anche esistano poi delle maestranze che realizzino il teatro e soprattutto dei giovani che studiano questo modo, così nel canto, così nella danza, così nel dipingere, cioè c'è tutta una popolazione che si deve muovere, non si va a spazi ristretti e staccati con un signore che decide di finanziare uno, l'altro, l'altro, l'altro. È una condizione generale altissima che bisogna realizzare.
realizzare proprio quello che non esiste da noi in questo momento in Italia. L'Italia non è il problema soltanto di non capire che bisogna sostenere qualche cosa pagando o versando del quattrino, è il fatto di avere un interesse a quel problema appunto della cultura, per cui si succede che appunto nella Meridione ci sono delle grandissime, straordinarie opere che vengono lasciate deperire, distruggere tranquillamente, non ci si rende conto, lo capirebbe anche un architetto appena laureato, bisognerebbe mettere un tetto a un muro, perché senza non ci si mette la copertura, il muro un po' frana, arriva a terra, se poi è legato a qualche cosa che è più importante del muro stesso, che è per esempio un affresco o una pittura del causto che va rovinata, ebbene si dice pioveva, la piove poi distruggi, ma non ti viene in mente appunto di difenderla, di tenerla d'accordo, perché? Perché non sai nemmeno che esista, perché non se tu prendessi tutti i grandi responsabili della cultura in Italia, quelli che dovrebbero preoccuparsi di tenerla operante, soprattutto fare in modo che non decada e finisca in polvere, bisogna avere la conoscenza e la coscienza di questi oggetti, l'importanza, conoscere la storia, il valore, il peso, il significato che hanno una cultura, la storia che hanno di dietro. Se non c'è questo, e tu hai appunto questi governi di vuoto assoluto, proprio a proposito del sapere e del conoscere. Legato via questo, dicevamo appunto di Luciano di Samosata, che vuole ad ogni costo andare nel cielo e vedere da vicino le cose, per studiarle, per scoprirle. E a un certo punto, cosa che io non sapevo, l'ho scoperta proprio leggendo questo testo, il gioco che i bambini facevano già allora era quello del sapone. Il sapone è un mezzo antichissimo, c'era addirittura nei primi secoli della cultura greca, e c'era anche verso gli egizi, si sa anche che veniva fatto più o meno come si fa adesso, nella stessa maniera, e quando si metteva il sapone nell'acqua, poi c'era un piccolo mezzo del quale si soffiava e si faceva un pallone, e il pallone creava una specie situazione di leggerezza estrema, e se ne andava, e qualcuno durava anche qualche secondo, anche qualche minuto, e lui nel suo pensare diceva: ecco, se io fossi dentro in un pallone. Non so se vi ricordate uno dei quadri più belli della pittura del nord Italia, quella appunto della meraviglia dell'amore, dove ci sono dei palloni e dentro ci sono degli innamorati che si abbracciano, che fanno l'amore, e questa è la stessa concezione, cioè amore, leggerezza e soprattutto avvolgimento in un cerchio che è la perfezione dell'astro e via dicendo. Quindi penso che questa potrebbe essere una soluzione molto intelligente e viva. E che cosa fa? Si comincia a organizzare il soffiare palloni in 5-6 persone che soffiano insieme e naturalmente gonfiano, e poi mettono dentro della colla in modo che possa resistere maggiormente il pallone, e a un certo punto si fa soffiare dentro uno spazio, dentro il pallone, e pian piano il pallone va in dimensioni straordinarie, il vuoto c'è dentro e lui comincia a sollevarsi e se ne va. Se ne va, e c'è la descrizione proprio straordinaria di questo passare dei livelli del sospendersi. E allora vede le piante, le sovrasse, vede dall'alto gli uomini che si rimpiccioliscono sempre di più, e poi le nubi, e poi si vede trasportare da una nuvola all'altra, e poi il vento, e poi dall'altro vede le montagne, poi i fiumi, e si accorge che è grandissimo, e naturalmente in questa sua visione vede la curva grande della terra che si distende sempre di più, e questo andare oltre e oltre gli fa aumentare questo cerchio,
vede il cerchio e poi pian piano ecco che si arriva alla luna. E quando arriva alla luna ecco che ci sono delle persone piccole però rispetto alla sua dimensione. E lo spiega anche, è logico, è un fratello, sorella della terra ed è ovvio che ci sono degli uomini come da noi, ci sono delle donne come da noi, ma però naturalmente hanno dimensioni più piccole perché più piccolo è il luogo, lo spazio in cui si trovano. Vengono giù, gli fanno una gran festa e io credo qui che il viaggio di Gulliver venga proprio da questa storia, perché guarda caso c'è questa dimensione di gigante che arriva a un certo punto in uno spazio e tutto intorno che però gli fanno festa, non lo catturano, non pensano che sia qualcosa di malvagio. Se viene dal cielo non può essere malvagio, dice appunto qualche saggio, e assiste a un canto e poi che fanno in suo onore, e poi sempre in suo onore c'è una sfilata straordinaria di sesso. Cioè due sessi, il sesso maschile e il sesso femminile, che vengono portati come divinità intorno, cantando, ballando, danzando, enormi rispetto anche alla dimensione di questi piccoli uomini, più grandi di quanto lo sia lui, che si muove intorno e poi viene a scoprire che gli abitanti della Luna, per produrle, non coinvolgono le donne finalmente rimangono tranquilli, sono i maschi che sviluppano la possibilità di far nascere altre creature. E come fanno? Si staccano un testicolo, lo staccano e lo buttano per terra e poi lo coprono, e da quel testicolo nascerà. Ci sono quelli che esagerano e mettono due testicoli e loro rimangono castrati, però insomma non potranno più fare lavoro perché fanno lavoro lo stesso. Però ci sono due figli messi insieme e poi naturalmente c'è il gioco che si ripete della pazzia. Come sapete la luna per proprio il gioco del lunatico, e c'è una pazzia che esplode una dietro l'altra, per cui ci sono quelli che vogliono dominare e quelli che li vogliono far fuori, non c'è nessuna forma di dialogo, di dialettica, si sovrastano, si picchiano, si poi c'è di colpo un silenzio straordinario, c'è il ritorno della danza come nelle stagioni. Questa volta le stagioni sono determinate dalla Terra, come nella Luna, la Luna determina l'andare delle stagioni, così al rovescio anche succede sulla Luna. E allora naturalmente ci sono momenti di felicità, di festa, di gioia, di distruzione, di massacro, di guerre, e poi ritorno si promette che si farà tutto con il consenso dei minori e i maggiori dovranno stare cauti, e poi invece i maggiori risalgono e si dice naturalmente si vuole un uomo nuovo, ci vuole un qualcuno che ci dia la direzione, quello che ci manca sono gli uomini di una certa forza e soprattutto che determinino un piacere, un godimento e soprattutto la linea, la strada per andare, e poi naturalmente lo uccidono. Naturalmente qui c'è l'ironia che si faceva alla durata dei generali e degli imperatori al tempo di Luciano e Zamasata. A un certo punto ecco che lui cerca di andarsene, ma il fatto stesso che lui cerca di andarsene è un tradimento, allora lo prendono e lo vogliono uccidere, lo bruceranno. Cioè la salvezza è determinata da una donna, una piccola donna che si è innamorata di lui, col quale lui ha parlato, ha cantato, ha fatto l'amore e poi riesce a farlo uscire dalla Luna. E come fa? Aspetta che la Luna prenda una certa velocità, c'è un periodo del suo tornicare intorno in cui c'è una velocità maggiore, sempre più grande, tant'è vero che tutti gli abitanti della Luna entrano sotto il suolo e vanno a profondo per evitare di essere sbattuti fuori. Lui invece è l'unico che rimane e viene sbattuto fuori e così cade giù verso la terra, che la trae, e gli viene in mente che in tasca ha del sapone. Se lo mangia il sapone e da solo, se solo si soffia una palla grandissima che gli frena la seduta, la caduta, arriva in fondo, esplode e dice: beh, ho già conosciuto qualche cosa. È una bella esperienza. È tutto raddoppiato rispetto a quello che è sulla terra.
bisogna che impari ad accettare anche quello che ciascun gene avviene sul mio pianeta. E finisce così. Va bene? Questa è una storia che è bellissima, però sentire questo assurdo, questo paradosso, questo gioco veramente grottesco, ma con dentro molto sincerità, molto verità, che come sempre quando la fantasia scoppia. Un poco fa si diceva, qualcuno dei nostri amici diceva, non amo coloro che arrivano per paradosso a intendere e immaginare le cose. Purtroppo invece nella storia, meglio così. Succede spesso e spesso volentieri che sono le grandi intuizioni che determinano poi la ricerca e lo scoprire che erano precise, quasi precise, ad ogni modo portavano alla possibilità di immaginare e di provare che potessero esistere. Basta.